Siamo alla presentazione della nuova maglia della Ascoli Piccio 1898 Football Club con Massimiliano Brugni. Una maglia bella anche da vedersi. Sì, una maglia bella, veramente l'Ascoli Piccio, la dirigenza sta mettendo la massima attenzione anche a tutti i particolari, speriamo che questa maglia sia di buon auspicio. Dobbiamo ringraziare la signora Marisa che fin dal primo momento è stata attenta anche a questi particolari, coniando anche quello slogan che fa riferimento alla campagna elettorale, alla campagna di vendita abbonamenti, ma non solo, sogniamo insieme, quindi veramente c'è tanto entusiasmo che viene anche suffragato dai numeri. Oggi si è detto che già sono stati venduti 3.000 biglietti per la partita di sabato con l'Ancona di Coppa Italia, gli abbonamenti stanno andando bene, la festa dei tifosi la si sta organizzando veramente con grande entusiasmo, penso che veramente qui in Ascoli si possa fare un nuovo miracolo. Ma lei ha fatto la battuta, ha scambiato campagna abbonamenti con campagna elettorale, in fondo alla fine è quasi uguale, perché mentre nell'elettorale ci cerca il voto, qui bisogna cercare gli abbonati, quindi è come se fosse una campagna elettorale spingendo il tifoso ad abbonarsi alla fine. Sì, è così, penso che la dirigenza dell'Ascoli Piccio ha veramente buoni argomenti, hanno fatto una campagna di acquisti veramente buona, penso che l'Ascoli, facendo i debiti scongiuri, potrà dire la sua nel prossimo campionato di Lega Pro. Siamo con Tossi alla presentazione delle nuove maglie, una maglia anche bella da vedersi, curata nei minimi particolari. Sì, è curatissima, lo stemmino piccoletto che sta sulla parte destra della maglia, è molto bella, poi i colori, io personalmente ho una maglia che indossava Steno Gola, che ci ha giocato la partita contro la Juventus al Comunale di Torino, che ha lo stesso tipo di rosso che Marisa ha scelto come seconda maglia. Quella nera pure è fantastica, ieri sera la presentazione che ha fatto la squadra a Petrone è piaciuta tantissimo, forse deciderà anche di giocarci la prima con la maglia completamente nera con la riga bianca. Vediamo, adesso la dobbiamo vedere alla luce del sole su un fondo di erba, così vediamo i contrasti e la lucidità della maglia e come si riflette, insomma. Sabato c'è il debutto dell'Ascoli al De Luca, c'è il derby, ci saranno molti tifosi perché la prevendita va bene, c'è molto entusiasmo, abbiamo chiuso un ciclo e a questo punto manca soltanto la ciliegina che poi il risultato del campo ci dia. Sì, per noi sarebbe importantissimo un risultato positivo, ma soprattutto una prova convincente, perché la squadra ha portato fino adesso un entusiasmo sempre crescendo, ma proprio per il tipo di gioco che riesce a dare a questa squadra Petrone, è una squadra che piace attaccare, è una squadra che non ha paura e speriamo di fare oltre la vittoria una prova proprio convincente di forza. Siamo con il Teruel Lovato nella presentazione della maglia, una maglia che esteticamente si presenta molto bene, curata nei minimi particolari ed con il nuovo logo, quindi una maglia perfetta e soprattutto al colore, soprattutto anche nella terza maglia un colore adibiato al passato che è le vecchie maglie dell'Ascoli. Sì, credo che come ha detto l'assessore, insomma, ha sintetizzato bene l'essenza del lavoro che c'è stato dietro da parte della signora Bellini nell'ideare queste maglie, una sintesi tra futuro, perché c'è stato un nuovo marchio, ci sono delle, come è doveroso ogni anno, delle nuove maglie per dare un segno che si va avanti, ma sempre tenendo presente anche quello che c'è alle spalle, che è importante. Il debutto dell'Ascoli al Del Duca, un derby ed con una cornice sicuramente di pubblico, perché la prevendita sta andando benissimo ed c'è tanto entusiasmo soprattutto per questo, per questa squadra. Credo che ci sia la curiosità di vedere la nuova squadra alla prima partita interna. Destino e vicinanza geografica ha voluto che fosse poi con l'Ancona, quindi un derby chiaramente di per sé richiama attenzione, diciamo ci sono tutte le componenti perché sia una serata emozionante, speriamo che sia anche positiva. Perfetto.